ristorante Le Tre Stelle a Techchiena di Alatri, provincia di Frosinone, non tramonta mai, perché non tramonta mai Aldo Quattro Ciocchi, nostro ospite per il secondo anno. Bentornati. Grazie Aldo. Io vorrei ricordare la caratteristica principale del tuo locale, quella di aver portato il pesce a Frosinone quanti anni fa? Sì Alessandro, siamo partiti dal 1973 a Via Montelupini, fratelli Quattro Ciocchi, dopodiché abbiamo portato la novità del pesce a Frosinone. E abbiamo iniziato dai scampi a Mazzancolle, che spaghetti alle vongole, spaghetti a scampi, cannolicchi a salmone, di tutto ciò che ci riserva il mare. Oggi il ristorante Pizzeria Le Tre Stelle però non è solo pesce e tante altre cose, perché anche tra l'altro pasticceria. Qui abbiamo un esempio degli aperitivi salati e dolci serviti dalla nostra Michela, che ci sta aspettando, tua figlia, che cucinerà per noi tra pochissimo in sala, per cui voi offrite anche questi altri servizi. Abbiamo detto la pizzeria, torna la pizza napoletana da te? Torna la pizza napoletana. Con tutte le sue caratteristiche positive, però vogliamo dire quali? Minimo 24 ore di lievitazione naturale. Siamo molto attenti per la cottura, quindi non è bruciata, non deve essere bruciata la pizza. Una buona cottura si vede già dal colore quanto sta al forno, e in quel momento il pizzaiolo deve stare molto attento per presentarla elegante e bella. La pizza deve essere gioiosa a vederla. Condita con prodotti del territorio? Sicuramente sì, la maggior parte dei prodotti vengono coltivati da noi della mia famiglia, diciamo, io compreso, dai pomodori al finocchietto, alla cipollina, un po' di tutto, i pachini, basilico soprattutto, tutto ciò che ci riserva per la nostra cucina, sia per la pizza sia per altre cose. E poi parliamo della pasticceria, che è gestita in maniera magistrale da Michela, tua figlia. Guarda, in questo caso mi emoziono tanto quando parlo di mia figlia. Non la voglio chissà vantarla, che non la vuoi incensare indebitamente, però lei merita i complimenti di tutti. Merita i complimenti di tutti, perché mette tanta fantasia per la sua materia, pasticceria. Ma Michela non è solo pasticceria, Michela è un giocatore di pallone completo, da attaccante, in difesa centrale, ma Michele è una grande. Basta dire che a 21 anni ha partecipato ai Campionati del Mondo e fortunatamente ha portato il trofeo a casa. E insomma, è un jolly. Sì. Andiamo dal tuo jolly? Volentieri. Andiamo dal tuo jolly. Il ristorante Pizzeria Tre Stelle di Alatri, in provincia di Frosinone, è dotato di due capienti sale che riescono a contenere circa 400 persone. D'estate è possibile mangiare all'aperto nel piazzale antistante il locale e nel bel giardino adiacente. Anche per questa occasione cucinerà per noi Michela Quattro Ciocchi. Bentornati. Grazie mille. Un cuore di carciofo. Con che cosa? Un cuore di carciofo con la rana pescatrice stufata e una salsa di vongole veraci. Questi carciofi sono stati sbollentati. Sbollentati con acqua ed aceto. Dopodiché dovremo cuocere la coda rosolare di rospo. Rosolare e stufare la coda di rospo e le creare vongole, una salsa con le vongole veraci. Che vediamo qui che sono state già in parte sbollentate. Poi useremo della pancetta, che servirà ad avvolgere il carciofo. E poi cosa troviamo? Poi troviamo dell'aglio con della mentuccia, porro, sedano, carote e del vino per sfumare. Della passerina. Ora, Michela, scotteremo la rana pescatrice o coda di rospo, come dir si voglia. In che modo? In padella? Allora, metteremo dell'olio nella padella, della carota, del sedano e del porro. Faremo poco soffriggere e poi metteremo la coda di rospo o rana pescatrice per far sì che si stufi. È il momento di sfumare col vino? Sì, useremo della passerina. Incontrare
Michela, non abbiamo cotto tanto la rana pescatrice perché adesso dovremo continuare la cottura. In che modo? Allora, l'andremo a inserire nel carciofo, l'avvolgiamo con la pancetta e andrà tutto in padella. Ora che è pronto il carciofo, Michela, come detto, continueremo la cottura in padella. Ok, metto l'olio in padella, prendo il carciofo, lo rosoliamo in padella, tiriamo fuori il carciofo, mettiamo le vongole e andremo a bagnare con del vino, un po' di prezzemolo e dell'aglio. Ed ora aggiungiamo la salsa ottenuta in precedenza dalla rana pescatrice. Il cappello del prete è pronto a ricevere il carciofo. Sì, mettiamo il carciofo nel centro del piatto, togliamo lo stuzzicadente, le vongole, precedentemente sfusciate, e la salsa per aromatizzare il tutto. Ed ora il cuore di carciofo è pronto per essere servito. Ma è pronta anche Lorena Abballe, la nostra biologa nutrizionista. Il carciofo è ricco di cinarina, sostanza che gli conferisce il sapore amaro e molte delle proprietà benefiche. Il carciofo è anche molto ricco di minerali, tra cui ferro, magnesio, potassio e fosforo. L'organo che trae maggiore beneficio dal carciofo è proprio il fegato, in quanto ha proprietà colerefiche. La coda di rospo, inoltre, pur essendo un pesce magro, è ricco di vitamina E e di sali minerali. Una porzione ha circa 280 kcal. Michela Quattrociocchi è anche una bravissima pasticcera. Pazientate solo qualche secondo. Michela Quattrociocchi del ristorante pizzeria Le Tre Stelle di Tecchiena, qui ad Alatri, in provincia di Frosinone, ha trovato il modo per promuovere il territorio anche con un dolce. Pensate che cosa si è inventata? Un cremoso al latte di bufala. Sì, e pinoli con un croccante di mandorle e salsa di viscele. Questa è la colla di pesce che verrà utilizzata, sì, già durante... ammorbidita nell'acqua fredda. Esatto, la preparazione del dolce. Questa invece? È una pasta di pinoli, sono dei pinoli portati a temperatura e omogenizzati. Poi le visciole. Le visciole con un po' di zucchero spadellate. Questo è il croccante invece croccante di mandorla. Croccante di mandorla, sì, precedentemente fatto e cotto. Dello zucchero. Dello zucchero, dei tuorli d'uovo e del latte di bufala. Michela, dobbiamo far bollire il latte di bufala? Sì, facciamo bollire il latte di bufala e aggiungiamo il tuorlo e lo zucchero. Continuiamo a mescolare finché non scenda un po' la temperatura. Abbiamo trasferito il composto nella ciotola, Michela, e ora cosa aggiungiamo? Andremo ad aggiungere la pasta pinoli e la colla di pesce precedentemente ammorbidita. Ed ora riporremo in frigo per 12 ore. Questo cremoso al latte di bufala, Michela, viene servito in una tazza. Sì, ma alla base andremo a mettere il cremoso freddato e poi andremo a decorare con della panna e metteremo la salsa di visciole con il croccante alle mandorle. Buon
buon cremoso a tutti. E ovviamente anche a Lorena Abballe, la nostra biologa nutrizionista, e a Patrizia Patini, la nostra enogastronoma. I pinoli sono ricchi di fibre vegetali e proteine, ma hanno anche un alto potere energetico, infatti 100 grammi contengono circa 860 kcal. Le visciole contengono melatonina e antociani, sostanze con proprietà antiossidanti. Le kcal di una porzione di cremoso al latte sono circa 230. Siamo nel cuore della Campagna Nannina, nella famosa azienda Corte dei Papi, in compagnia con la nostra imprenditrice, giovane imprenditrice Giulia Di Cosimo. Siamo qui perché parliamo di un vino, la Passerina del Frusinate, che è un vitigno autoctono della provincia di Frosinone, che molti conoscono ma di cui poi non sanno perfettamente le caratteristiche, le proprietà organolettiche, perché la Passerina del Frusinate ha varie sfumature, dipende dai terreni dove viene coltivata e questo insomma è molto importante e determinante. Noi abbiamo trovato questa Passerina del Frusinate molto interessante per l'abbinamento con il ristorante che ha proposto questo carciofo con coda di rospo, perché come sappiamo è sempre difficile trovare un vino da abbinare al carciofo. E quindi Giulia ci parlerà di queste sfumature e di come viene prodotta questa passerina. Però io voglio spendere due parole semplicemente perché siamo stati qui anche altre volte e ci siamo dimenticati una cosa molto importante, Giulia, cioè il fatto che voi siete molto legati al territorio anche attraverso le vostre etichette, che sono la cosa che a me è sempre piaciuta tantissimo, e quindi questi mosaici cosmati che sono anche molto importanti per la città di Anagni. Detto questo, per i nostri, diciamo, per i nostri probabili clienti, perché l'etichetta è molto importante, la sostanza poi è quella del vino, di cui tu adesso ci parli. La nostra Passerina del Frusinate è un IGP, è un vino bianco secco, fresco e delicatamente aromatico. Con questo prodotto in particolare abbiamo voluto creare un vino raffinato ed elegante e per far ciò siamo andati a lavorare sia in vigna che in cantina per garantire la massima estrazione aromatica. Ad esempio in vigna abbiamo raccolto l'uva tenendo in considerazione non solo il livello degli zuccheri e il pH, ma anche il livello degli aromi, quindi la complessità aromatica. In cantina abbiamo selezionato i lieviti tenendo conto di quei lieviti che potessero estrarre particolari componenti aromatiche piuttosto che altre. Abbiamo praticato la macerazione a freddo durante la fase di pressatura proprio per permettere un'estrazione particolare degli aromi. E quindi il prodotto che ne deriva è un prodotto estremamente elegante, un prodotto fine, anche questo è un jolly, quindi da poter degustare a tutto pasto. Quindi, come hai detto tu prima, non solo forma ma anche sostanza. La seconda ricetta del ristorante Le Tre Stelle è una ricetta a base di bufala, di latte di bufala, di visciole. Ci sono, diciamo, ingredienti validi per accompagnare questo dolce appunto ad un vino quasi esclusivamente dolce. Però noi abbiamo sempre l'occasione per parlare di ottimi vini. Già a volte abbiamo parlato dell'Afrodisium, che è un vino dolce di Casale del Giglio molto affermato. Ma io ho fatto un discorso molto diverso questa volta, perché voglio parlare un po' ai nostri telespettatori di quello che è il vino da meditazione, no? Che è un vino anche solitamente dolce, però molto strutturato. Poiché siamo amanti del vino, sia io che Enrico Concutelli, che è qui per Casale del Giglio, abbiamo deciso di mettere un Petit Verdot come vino da meditazione, cioè un vino che a fine pasto può rallegrarci un po' lo spirito, magari continuando le nostre chiacchiere davanti a un bel camino. Quindi questo è uno dei vini migliori per fare questo tipo di ragionamento, non trovi, Enrico? Assolutamente sì, Petit Verdot è un vino ottenuto proprio dal vitigno Petit Verdot, questo vitigno bordolese, utilizzato da sempre a Bordeaux in assemblaggio con i due Cabernet e con il Merlot. Il Petit Verdot riesce a dare dei grandi risultati nella zona dell'Agropontino già dalle indicazioni avute nella sperimentazione del 1985 insieme allo Shiraz. La chiusura di un pasto con un vino di buona struttura, magari che non ci appesantisce eccessivamente, alcolicità contenuta nei 13 gradi e mezzo dichiarati in etichetta, ci danno grande piacevolezza in chiusura di pasto. Qui al ristorante Pizzeria Le Tre Stelle a Techiena di Alatri, in provincia di Frosinone, il mare è presente dall'inizio alla fine, ne abbiamo parlato con Aldo all'inizio, lo troviamo alla fine con questa spigola
di circa 10 kg, pensate un po', un'eccellenza del litorale laziale, così come ci piace ricordare anche Caffè Milord, un'altra eccellenza della nostra regione di San Giorgio Alliri, e cogliamo l'occasione ovviamente per ringraziare la famiglia Quattro Ciocchi, voi gentili amici telespettatori, e come sempre complimenti per aver scelto Cibum! Benvenuti nell'Accademia Polselli, il luogo ideale per parlare di pizza. Sono Francesco Vitiello, ho 23 anni, vengo da Caserta e sono titolare della pizzeria Casa Vitiello. Faccio il pizzaiolo da 14 anni, ho iniziato da bambino e sono un innovatore della pizza napoletana sia negli impasti che nei condimenti. La pizza che presenteremo oggi si chiama Fiore del Sud, perché in essa spiccano i migliori prodotti tra Campania e Sicilia. La farina che andremo ad utilizzare oggi è la Vivace di Polselli, è una farina con un WP300 e un assorbimento del 60%. Anche essa sarà protagonista al Festival Polselli l'11, 12 e 13 giugno 2016 presso la Villa Comunale di Frosinone. Parliamo dell'impasto. Il mio impasto matura fino a 2 giorni. Per renderlo molto più digeribile. La prima cosa da fare è introdurre la farina nell'acqua. Azioniamo la planetaria e introduciamo la farina all'interno dell'acqua con una tecnica che da noi si chiama pioggia. Dopodiché introduciamo il lievito, un lievito madre disidratato che ci fornisce sempre l'azienda Polselli. Mettiamo il sale all'interno dell'impasto e continuiamo ad impastare. Continuiamo ad impastare fino al completo scioglimento del sale. Il sale all'interno dell'impasto si inizia a sciogliere a una temperatura di 21 gradi. Una volta terminato di impastare, vediamo che il nostro impasto è abbastanza elastico. Lo lasciamo riposare per un'ora con un filo d'olio sopra per evitare che si faccia la crosta. L'azienda Polselli si distingue per qualità, trasparenza e professionalità. I grani sono accuratamente selezionati, non OGM. Grazie a questo si ricavano delle farine di alta qualità, frutto del lavoro di tecnici specializzati. Dopo aver lasciato riposare l'impasto per circa 1 ora e mezza, 2, passiamo allo staglio. La grammatura deve essere all'incirca di 250-260 grammi. Dopodiché lo facciamo maturare per 34-35 ore a temperatura controllata. Gli ingredienti che utilizzeremo oggi sono pistacchio di Bronte, lo andremo a lavorare facendolo diventare crema, fior di latte da gerola, tagliato finemente, cubettato, salsiccia fresca di Nero Casertano, la mia terra, provolone del Monaco, formaggio esclusivamente campano, basilico fresco e olio extravergine d'oliva. Iniziamo con la stesura, classica stesura a schiaffo, essendo molto idratato non c'è bisogno di lavorarlo tantissimo. Crema di pistacchio. Basilico fresco. Maialino Nero Casertano. Fior di latte di agerola.
e olio extravergine d'oliva. Dopodiché la inforniamo in un forno a legna e la lasciamo cuocere per circa 60-90 secondi a 430-450 gradi. Dopo circa 80 secondi la nostra pizza è cotta. Diamo un ultimo tocco con una spolverata di provolone del Monaco. E ora non ci resta che assaggiarla. E vi saluto con questa fantastica pizza. Ma la mangi però, eh!